Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10 e gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Gesù è in movimento, in uscita, e in cammino, in pellegrinaggio verso la città santa di Gerusalemme. Tutto il Vangelo di Luca è un grande pellegrinaggio di Gesù verso la città santa di Gerusalemme, e lungo questo cammino incontra tanti personaggi e accadono tante cose, tante esperienze, tanti incontri, tante esperienze di salvezza. Tante guarigioni, tanti momenti di purificazione, come in questo caso dei lebbrosi. Di questi 10, uno di questi purificati torna indietro e ringrazia. Era un samaritano. Questi particolari, una cosa particolare, che loro sono lebbrosi, la prima cosa che chiedono è che Gesù abbia compassione di loro, abbi pietà di noi, cioè che chiedono che Dio quindi capisca, in qualche modo comprenda quello che loro stanno vivendo. Questo chiedono prima di tutto, chiedono amore, chiedono compassione, chiedono attenzione in primo luogo, e poi comunque avviene anche la guarigione concreta, fisica. Ed è un samaritano, particolare anche questo, che quando i personaggi sono samaritani, o è un samaritano, come il contesto del buon samaritano che è Gesù stesso, anche in questo senso c'è tanta attenzione per quanto riguarda la sofferenza fisica, il momento, la malattia. Quel contesto del buon samaritano è proprio anche molto, molto particolare. C'è una preghiera a proposito di questo buon samaritano, che è Gesù stesso alla fine. Questa preghiera dice proprio così, lo diciamo anche nella messa, molto, molto particolare. Dice di Gesù stesso, che è il buon samaritano, dice: ancora oggi, come buon samaritano, tu, Gesù, passi accanto ad ogni uomo e versi sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. E così la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo figlio crocifisso e risorto. Sia lodato Gesù Cristo.